La breaking idea di cui vorrei parlarvi questa sera è una vecchia, gloriosa idea, quella del bricolage. È vecchia perché io vi parlerò di evoluzione, mi occupo di evoluzione biologica e il modello di cui vi parlo questa sera è in realtà un modello che noi abbiamo imparato a scoprire nei dinosauri, negli uccelli, nei mammiferi, nelle specie che sono vissute tanti milioni di anni fa, ma che si applica anche a questioni che ci riguardano da vicino. È un problema che angustiò il fondatore della mia disciplina, cioè Charles Darwin, ed è un problema che gli venne posto da un suo avversario, un problema apparentemente semplice che potremmo porci anche noi tutti qui. Se io vi chiedessi a che cosa servono le ali, scommetto che tutti voi rispondereste per volare, le gambe per camminare, gli occhi per vedere, le orecchie per sentire e così via. Se io poi vi dicessi ma allora quindi le ali si sono evolute per volare, scommetto che forse voi sareste abbastanza convinti del fatto sì, ovvio, servono per volare, si sono evolute per volare. E invece fareste un errore madornale, non funziona così l'evoluzione. Le ali non si sono evolute per volare e lo dimostra esattamente questa domanda, perché l'evoluzione è un processo lento, continuativo, è un processo che richiede un costante cambiamento, quindi se adesso noi vediamo negli uccelli un 100% di un'ala, a cosa sarà mai servito l'inizio di un'ala, il 5% di un'ala? Darwin non poteva rispondere che la natura aveva visto fin dall'inizio un'ala già bella che pronta, altrimenti sarebbe una sorta di designer, di progettista intelligente, e invece la selezione naturale è cieca, non vede nel futuro, non può progettare, vive nel momento, e non poteva nemmeno dire che le ali si sono sviluppate tutte in una volta. Ci mise molti anni per rispondere a questa questione, a questa obiezione, e diede tre risposte diverse, e vi farò vedere le prime due. La prima è abbastanza comprensibile, scontata, la seconda un po' meno, la terza è sorprendente, perché ce la siamo dimenticata quasi per un secolo e mezzo, ci siamo accorti qualche anno fa che era la risposta fondamentale non soltanto a questa domanda, ma a molte altre. Allora, la prima risposta che diede Darwin, oggi noi potremmo rileggerla in questa chiave. Tra l'altro la questione delle ali è particolarmente interessante, perché sapete che le ali non le hanno inventate gli uccelli, ma le hanno inventate i dinosauri, perché i dinosauri sono stati, erano gli antenati diretti degli uccelli. Quindi non è vero che i dinosauri si sono estinti, perché sono ancora là fuori, che sgambettano sui nostri davanzali, qui nei campi e nelle calli veneziane, perché sono diretti gli uccelli, diretti discendenti dei dinosauri, compresi i piccioni e tutta la grande gruppo degli uccelli. Quindi i dinosauri hanno vissuto questa transizione, hanno imparato, prima di essere estinti in gran parte da una catastrofe, a riutilizzare gli arti superiori per metterci sopra delle penne, delle piume che all'inizio servivano per la termoregolazione, cioè per proteggere il calore del corpo, poi hanno imparato ad usarle per bilanciarsi nella corsa e dopo molto tempo sono diventate quelle che noi oggi conosciamo come le ali, cioè quelle che servono per il volo battuto. E possiamo soltanto immaginare il primo protouccello che ha cominciato ad arrampicarsi sui tronchi degli alberi, ha scoperto che quei bilancieri potevano anche servirgli per fare il volo planato e poi magari da una scogliera spiccare il volo per la prima volta e conquistare un'intera nicchia ecologica nuova che è quella del volo. Noi ci siamo arrivati, li abbiamo copiati soltanto poco più di un secolo fa. Allora, la prima risposta che diede Darwin era legata all'occhio, questo è un altro classico esempio che viene sempre fatto, l'occhio è molto complesso, è fatto di tantissime parti che si collegano tra di loro, se voi ne togliete una non è più un occhio, non funziona più. Come ha fatto la selezione naturale ad arrivare lì? Darwin diede questa risposta che conosciamo tutti, un'implementazione graduale, cioè c'è un miglioramento funzionale, progressivo, avete un proto-occhio che comincia da praticamente un incavo con una particolare sensibilità alla luce, con una membrana, e poi si complessifica sempre di più finché diventa quello che noi conosciamo come occhio. In realtà, sapete, questo processo che vedete qua è successo 30 volte in natura indipendentemente l'una dall'altra, cioè 30 volte animali diversi hanno imparato ad avere, a sviluppare gli occhi. Il nostro è soltanto uno di questi, quello dei mammiferi, e non è assolutamente il più perfetto, perché quello del polpo è il miglior occhio che esiste in natura, il nostro è imperfetto dal punto di vista ingegneristico. Quindi, ok, questa prima risposta con qualche cautela sul fatto che l'evoluzione non lavora come un ingegnere, appunto lavora come un bricoleur, come un artigiano, riutilizza il materiale che ha a disposizione. La seconda risposta di Darwin diventa ancora più sorprendente, la prima non lo soddisfa,
ha capito che può valere per alcuni casi, ma pochi, non per tutti sicuramente. La seconda è un'altra risposta che ci siamo dimenticati per lungo tempo: non tutto serve a qualcosa in natura, cioè è possibile, dice Darwin, che in alcuni casi ci siano delle strutture che si evolvono per ragioni legate alla struttura, per esempio, di un animale, ma non alla funzione di quella struttura. E fa il famoso esempio delle strutture del cranio, che è bellissimo. Lui lo dice nell'Origine delle Specie, poi questo è un esempio che ci siamo dimenticati ma era molto importante. Uno guarda le strutture del cranio negli uccelli, nei mammiferi, in questo caso in Homo sapiens, e si chiede: ma a cosa servono? E la risposta è: servono a rendere flessibile la testa e il cranio nel momento del parto, quindi la rendono un pochino capace di muoversi in modo tale da poter uscire lungo il canale del parto. Solo che Darwin sapeva, come sappiamo ancora oggi, che le strutture del cranio ci sono anche negli uccelli e nei rettili, che devono soltanto uscire da un uovo. Questa è la dimostrazione che si sono formate molto prima che nascessero i mammiferi, per ragioni del tutto indipendenti, legate a una simmetria di sviluppo, e poi nei mammiferi sono state riutilizzate in modo opportunista, in modo creativo, da bricoleur, per una funzione completamente diversa, che è quello di passare nel canale del parto. Questo è molto importante, questa prima risposta, perché ci fa capire che la natura è piena di inutilità. Non è vero che tutto serve a qualcosa, l'inutilità è importante in natura perché dà un margine di cambiamento, dà un margine di ridondanza. La natura è sempre un po' imperfetta e dove c'è l'imperfezione c'è una promessa di nuove storie, di nuovo cambiamento, non dove c'è la perfezione assoluta. E Darwin impara anche, ci insegna, che dove ci sono queste imperfezioni noi possiamo riconoscere una parentela, perché sono degli organi inutili che ci fanno capire quali sono i nostri antenati. Per esempio le balene hanno ancora un inizio di bacino, che anche se non serve a niente, ci sono un sacco di serpenti che hanno ancora degli abbozzi di arti, di zampe, che in realtà non usano più e ci fanno capire che discendono dalle lucertole. Se volete essere ancora più convinti del fatto che in natura non tutto serve a qualcosa, potete fare il famoso test della cipolla, che è stato proposto da un mio collega e amico Ryan Gregory, genetista, che vi fa presente che se voi pensate, per esempio, che nel genoma tutto debba servire a qualcosa, quindi che ogni gene sia legato a un tratto che vi rende complessi, sappiate che la cipolla ha un genoma 5 volte più grande del vostro, e quindi, con tutto rispetto per la cipolla, naturalmente, però non è che tanti geni voglia dire una grande necessaria intelligenza e complessità. Quindi vedete che non conta in natura la quantità di nodi di una rete, ma le relazioni, il numero di relazioni che ci sono all'interno di queste delle reti del vivente. E oggi abbiamo imparato che questa è un'acquisizione fondamentale, perché vedete, questo è uno dei maggiori esperti di genomica oggi, il capo del progetto ENCODE, stanno facendo l'enciclopedia di tutti gli elementi del DNA umano e anche del trascrittoma, cioè di tutto ciò che viene trascritto dal genoma umano, e dopo anni di ricerche Ewan Byrne si è accorto, come capita spesso nella scienza, questa è la cosa meravigliosa della scienza, l'aspetto appassionante della scienza, che quello che pensavamo fosse la fine di un progetto di ricerca, cioè il sequenziamento del genoma umano, in realtà era soltanto l'inizio di tantissime nuove ricerche, perché non sapevamo di non sapere tantissime cose. Il genoma, vedete, abbiamo parlato di junk DNA in passato, di DNA spazzatura, in realtà la metafora, dice Byrne, è la giungla. Il genoma è una giungla di cui conosciamo pochissimo, conosciamo alcuni elementi di questa giungla, ma conosciamo molto poco le relazioni che ci sono dentro questi elementi. Quindi andare dentro il genoma e conoscerlo è come infilarsi dentro una giungla. C'è un fatto che potrebbe non essere soltanto una coincidenza: in natura tutti i sistemi più creativi, cioè quelli che sono stati capaci di produrre più novità, sono fatti così, sono ridondanti, sono pieni di relazioni molto intrecciate, con pochi elementi ma molto intrecciati fra di loro. Poi c'è, e questo è il punto, diciamo, la vera novità, la risposta numero 3. La risposta numero 3 è questa, cioè: come si fa ad arrivare a un'ala come la vediamo oggi, a un occhio, a strutture molto complesse? Come è stata capace l'evoluzione di produrre grandi novità?
Lo ha fatto, e oggi sappiamo quanto è vero questo, l'abbiamo scoperto in tantissimi casi, attraverso quella che viene chiamata cooptazione funzionale. Qui vedete uno degli esempi più famosi che venne scoperto e spiegato da Stephen Jay Gould, un grande evoluzionista che è scomparso 10 anni fa, ed è il pollice del panda. Che cosa ha fatto il panda? Il panda è un carnivoro, un orside, che sta nel posto sbagliato al momento sbagliato, cioè è in un posto in cui è stato obbligato per sopravvivere a fare il vegetariano, se ci ciba di bambù. Questo è il motivo per cui si ciba di bambù dalla mattina alla sera, perché l'apporto proteico è incomparabilmente più basso rispetto a quello che sarebbe per lui naturale, cioè la carne. È un orso, è un orside. Come fa la natura a rimaneggiare un orso che mangia bambù? Lo fa in vari modi, rimaneggiando soprattutto il suo sistema digerente, ma lo fa anche in questo modo. Cioè, provate voi a prendere un orso e fargli afferrare un bambù, no? Fa fatica. Avete bisogno di un appiglio. Infatti il panda ha un sesto dito, che viene chiamato il pollice del panda, e che, lo vedete qua, gli serve per afferrare il bambù, ed è praticamente un ossicino del polso che viene ipertrofizzato, il sesamoide radiale, e diventa un sesto dito, un pollice che gli permette di afferrare il bambù. Quindi vuol dire che un ossicino del polso può essere riutilizzato in un modo totalmente nuovo, diventa un sesto dito e questo ti permette di sopravvivere, ti permette di svolgere una funzione molto importante. Poi ci sono altre stranezze in natura, perché la natura ama spesso le simmetrie, perché i geni lavorano per simmetrie nello sviluppo. Quindi siccome il panda ha sviluppato un sesto dito negli arti superiori, nelle mani diremmo noi, ce l'ha anche nei piedi. Anche se nei piedi non serve assolutamente niente, anzi è un pochino di disturbo, perché c'è un sesto dito anche nei piedi. Quindi, vedete, anche questa è un'altra struttura che non serve a niente, un effetto collaterale di un altro processo. Allora, se è corretta questa spiegazione, vuol dire che quando raccontiamo le storie evolutive dobbiamo stare molto attenti a non fare l'errore che è stato messo in parodia molto bene da Kipling nel 1902, no? Le storie proprio così. Dire che oggi qualcosa serve a una certa funzione, quindi si è evoluto per quello, è una storia proprio così, come quelle delle favole per bambini che Kipling racconta deliziosamente in questi racconti, perché l'origine storica di un tratto non sempre coincide con la sua utilità attuale. Non sempre quello che noi usiamo oggi si è evoluto per la funzione che svolge oggi, perché la domanda, come c'è scrive Michael Giesen, un grande biologo evoluzionista, la domanda giusta per chi studia l'evoluzione e anche la creatività non è a che cosa serve, ma a che cosa è successo, cioè quali meccanismi ci hanno portato fino qui. Questo meccanismo si chiama exaptation ed è appunto la cooptazione funzionale, è una struttura che si è evoluta in un ambiente ancestrale con una certa funzione originaria o anche senza nessuna funzione, come le suture del cranio che vi ho fatto vedere prima, e poi viene cooptato per una utilità attuale che può anche essere del tutto differente. Se voi cliccate su Google o sulle banche dati, nei paper scientifici, vedete che oggi l'exaptation è nato in biologia evoluzionistica, ma è usato tantissimo in linguistica, è usato moltissimo dagli studiosi di evoluzione delle tecnologie, che hanno scoperto che questo meccanismo di cooptazione funzionale è fondamentale per capire, per esempio, come si evolvono le tecnologie, come si diversificano e come avviene l'innovazione, non soltanto, vedete, nella evoluzione biologica. E siccome siamo a Venezia, non potevo non scegliervi l'esempio che Steve Jay Gould usò la prima volta per spiegare l'exaptation, che sono i pennacchi di San Marco, qui, proprio il San Marco di Venezia, perché lui disse, finora noi evoluzionisti abbiamo fatto l'errore che potrebbe fare un visitatore di San Marco che entra dentro, vede queste opere d'arte meravigliose, osserva come sono distribuite nello spazio e vede per esempio che in San Marco, come in tutte le strutture in cui c'è una cupola appoggiata su degli archi, si sviluppano, vedete, questi spazi triangolari che in architettura si chiamano pennacchi, spandrels in inglese. E poi allora il visitatore entra dentro la Basilica di San Marco, vede che ci sono dentro queste opere d'arte meravigliose, questi mosaici splendenti, fatti con allegorie in base 4, perfettamente adattate, i pennacchi. Allora uno potrebbe dire, disse Gould, che i pennacchi sono lì per ospitare le opere d'arte e quei mosaici che trovate lì dentro. Sarebbe un errore evidente, perché i pennacchi ci sono comunque, sono un effetto di struttura. Se dovete prendere una cupola e poggiarla su un arco, avete quegli spazi di risulta, avete quell'effetto strutturale.
Poi l'ingegnosità dell'artista è stata capace di dargli un senso armonioso, coordinando le opere d'arte che sono state poi inserite dentro questi pennacchi e che io adesso vedo e mi danno l'impressione di una armoniosa perfezione. In realtà è stato un gioco di bricolage tra gli spazi che c'erano a disposizione e l'allegoria artistica che c'è dietro. Quindi la natura è piena di pennacchi, è piena di strutture che sono più di quelle che servono, e poi la natura impara a riutilizzarle in un modo creativo. E qual è la struttura in natura più ricca di pennacchi in assoluto, più ricca di spenders? È il cervello umano. Ce l'ha insegnato un grande genetista, un premio Nobel, François Jacob. Guardate cosa scrive nel 77. Dice: io studio il cervello da 20 anni, vedo tutte le sue strutture, vedo che come è fatto, e c'è una neocorteccia dominante, ci sono parti vecchie, nuove, intrecciate insieme, ci sono vecchie aree cerebrali riutilizzate per qualcosa di totalmente nuovo. Non è l'opera di un ingegnere, ma è l'opera di un bricoleur. Il processo evolutivo assomiglia molto a un bricolage. E penso che qui ci sia, come disse lo stesso Jacob, uno dei segreti della creatività della natura e anche della mente umana.